sono ben oltre 70 parametri di valutazione per far entrare un borgo all'interno di questo club. Diciamo che Amatrice li ha superati brillantemente quasi tutti, ma sarà difficile rimanere all'interno di questo club, perché una volta appunto che un borgo entra in questo club non è detto che ci rimanga sempre, quindi deve continuare a migliorare soprattutto il conservamento la conservazione del centro storico, e dovrà tenersi ad altri parametri che sono appunto consoni ai comuni appunto che sono entrati all'interno di questo club. Quindi per Amatrice è sicuramente un'altra piccola ma importantissima alloro che viene messo nel proprio gonfalone dopo i tanti buoni successi dell'amministrazione Pirozzi, con i premi il premio ambiente Città di Salerno, le buone amministrazioni ricevute dalla Regione Lazio e tanti altri riconoscimenti che ci permettono oggi di essere uno dei paesi più visitati del centro Italia. Allora, detto questo, avremo modo poi di parlare ancora meglio di questo del club. Ci sarà la consegna della bandiera che appunto sancirà ufficialmente questo nostro ingresso. Io colgo l'occasione, visto che siamo in tanti, per salutare il nuovo comandante della stazione carabinieri di Amatrice, il maresciallo De Evangelista, ovviamente l'amministrazione comunale, l'intera cittadinanza gli augura buon lavoro e speriamo una lunga permanenza, visto che negli ultimi anni abbiamo avuto comandanti di stazione che si sono alternati per brevi tempi nel nostro paese. Detto questo, vorrei lasciare un attimo la parola al consigliere della Comunità Montana Francesco Nelli, all'assessore, scusate, della Comunità Montana Francesco Nelli, per un saluto istituzionale e sicuramente ci farà i complimenti, perché Amatrice è la quarto comune della provincia di Rieti ad entrare in questo club dopo Orvigno con l'Alto Sabino e Castel di Tora, quindi è il primo comune della Comunità Montana del Velino. Sì, grazie Pier Giuseppe. Io sono contentissimo di essere qui, perché insomma, come assessore al turismo, venire a partecipare a una giornata del genere è sicuramente insomma fonte di grande orgoglio. Volevo fare i complimenti al sindaco Pirozzi, che tra l'altro è anche il presidente della Comunità Montana, insomma, di cui faccio l'assessore, per i risultati che sta raggiungendo, e portarvi brevemente la testimonianza di tre amici di Roma che ad Amatrice non venivano da parecchi anni, che quest'anno sono venuti a trovarmi e mi hanno detto: è incredibilmente migliorata, complimenti. Trovare il merito non è il mio, è di Amatrice, dei suoi abitanti e della sua amministrazione. Io non vi voglio annoiare oltre, vi ringrazio tantissimo per questa giornata e faccio ancora i complimenti ad Amatrice per essere diventato uno dei borghi più belli d'Italia. Grazie. Tra l'altro, uno dei parametri fondamentali per l'ingresso nei borghi sarà appunto l'avvio della raccolta differenziata porta a porta, che è da ormai circa 2 anni, 1 anno e mezzo, che il Comune di Amatrice ha intrapreso su tutte le 69 frazioni. Allora, un saluto a Anna Maria Massimi, rappresentanza del Comune di Rieti. Pregherei di anche l'amica Anna Maria Massimi di venire qui per un prezioso contributo. Grazie a nome del Comune di Amatrice per essere intervenuta in rappresentanza appunto del sindaco Pietrangeli del Comune di Rieti. Grazie. Porto il saluto del sindaco del Comune di Rieti, ma soprattutto il mio personale. Ci tenevo particolarmente. Non è la prima volta che vengo ad Amatrice per appunto inaugurare oppure essere con coloro con i quali penso di aver stabilito un rapporto di amicizia e anche di collaborazione. Io mi complimento con l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore alla cultura. Avete raggiunto un traguardo importante. Non è soltanto un traguardo di Amatrice, credo sia un traguardo importante per l'intera provincia di Rieti, e questo è fondamentale in un momento in cui si parla soltanto di tagli, di riduzioni, di cancellazioni. Nonostante tutto questo si va avanti e stiamo riuscendo
non in tutti i casi, non con la stessa facilità, non con la stessa celerità, però stiamo lavorando perché questa provincia venga scoperta, conosciuta per le bellezze che possiede, per le ricchezze e le tante energie e anche le tante risorse in termini di intelligenze di persone che si spendono per il loro territorio. Complimenti sindaco e auguri a tutta la cittadinanza di Amatrice. Allora, grazie Anna Maria, mi ricollego appunto al discorso appena fatto da Anna Maria, proprio perché riteniamo che sia l'ostello di San Francesco, l'intero complesso che ha vissuto varie fasi per il completamento, ce ne saranno anche altre successive a questa, e sia, speriamo, sia poi l'entrata nei borghi, riteniamo che sia un patrimonio non solo della maggioranza ma anche di tutta l'amministrazione comunale. Quindi inviterei prima il capogruppo della minoranza, il dottor Luca Poli, a un suo contributo, e dopo il capogruppo della maggioranza, Patrizia Catenacci, per un suo saluto. Prego. Io, scusate, ma non è che metto gli occhiali per fare un discorso estremamente lungo o prolisso, però consentitemi di dire grazie al sindaco e grazie al sindaco, alla commissione dei borghi, ma soprattutto grazie perché è un giorno importante, perché aver chiesto oggi alla minoranza di intervenire è proprio un segno importante, perché significa che Amatrice sta cambiando, ma sta cambiando sul serio e deve cambiare. Per dirla come l'ho letto qualche giorno fa, come dice Daniele Galli, Amatrice è come una Ferrari ma guidata da qualche amatriciano come una 500, lo scriveva tempo fa. E fatemi dire che insieme al Giannini, che è un altro giornalista che ha scritto e che ho imparato ad apprezzare, alcuni hanno chiaro che Amatrice è anche un luogo speciale, ma esiste, ma altri continuano a guardare e a cercare in altre culture e mondi. E quindi, secondo noi, chi non sa leggere il significato importante di oggi non sa nemmeno comprendere che da un anno fa Amatrice sta cercando anche di cambiare il modo di fare politica. E questo penso che sia chiaro per entrambi gli schieramenti, altrimenti, sindaco, io non sarei qui oggi. Ma anche perché entrare nel club non è solo incentivante per migliorare il luogo, la città, ma soprattutto secondo noi, non solo secondo noi, significa assolutamente migliorare il nostro modo di essere e di fare comunità, perché il luogo è fatto dai cittadini secondo noi, non solo da noi. Non si dimostra autorevolezza secondo noi insultando, noi rigettiamo questo atteggiamento. Autorevolezza e allergia alla collaborazione sono concetti ben diversi da quelli che riteniamo debbano, soprattutto oggi, rappresentare qui ad Amatrice il segno di una comunità che si ritiene unita e fiera di appartenere a una città così, che ha così tanta storia. Ed è per questo che entra a far parte anche dei Borghi d'Italia e non solo, come ha sottolineato l'amico Monteforte. Per questo abbiamo di buon grado accettato l'invito, con molto onore, perché oggi è essenziale per noi dimostrare tutti insieme che dobbiamo riappropriarci ciascuno di un senso del dovere che ci permetta di abbattere le barriere dell'inerzia individuale, dell'indifferenza, del non impegno, ma soprattutto del non dialogo. Per dirla come ha affermato tanti anni da Moro, consentimelo sindaco, che siamo qui soprattutto per fare anche noi un esperimento nuovo di convergenze parallele, dove è possibile criticare, ma soprattutto essere uniti quando serve questo per costruire un qualche cosa di positivo e per rendere soprattutto sempre di più Amatrice una grande città. E soprattutto una Amatrice che oggi, che entra a far parte dei borghi più belli d'Italia, un esempio di bel vivere, un esempio di corretta politica e di corretta amministrazione. E ridando quindi una, proprio perché entra Amatrice a far parte dei Borghi d'Italia, una veridicità a lezioni della politica.
dando soprattutto, come cerchiamo di dare, un senso di responsabilità, un alto senso di rispetto alle istituzioni. Una città che quindi da oggi, sempre di più e con oggi, possa essere esempio perché l'azione politica sia uno strumento per servire la gente e non il fine del nostro operato di amministratori, di tutti gli amministratori. Perché noi siamo e dobbiamo essere d'esempio per i concittadini. Noi, signor Sindaco, membri, voi tutti, della Commissione, sappiate che questo è il nostro impegno. Ci adopereremo, come abbiamo sempre fatto, con un lavoro incessante, ma onesto e leale, affinché Amatrice sia esempio di tutti e per tutti i borghi d'Italia. Grazie a tutti. La parola a Patrizia Catenacci, capogruppo del gruppo di maggioranza Viva Amatrice Viva. Grazie Pier Giuseppe. Allora, la soddisfazione è grande perché oltre che capogruppo, diciamo, della maggioranza, io ho anche la delega allo sviluppo economico, quindi oggi è una giornata per me fantastica. Fantastica perché abituata nel mio lavoro a riferirmi, a parlare con altri enti molto, molto più grandi, molto più quotati, diciamo, anche dal punto di vista finanziario. Io dico che in solo un anno, perché questo gruppo, questa squadra di Pirozzi è qui da un anno, le elezioni ci sono state solo un anno fa, in un solo anno abbiamo portato a casa dei bei gol. Questo non è il primo, questo è uno dei più importanti, ma non è il primo gol di quest'anno. Noi abbiamo puntato, se vi ricordate ce lo dicevamo un anno fa, noi puntiamo sulle nostre unicità. Come possiamo fare ad elevarci, diciamo, rispetto a tanti bei paesi, tante belle città che ci sono in Italia? Dobbiamo puntare sulle tipicità e sulle unicità, e questo l'abbiamo piano piano portato avanti, l'abbiamo sempre avuto davanti come un faro. E quindi parliamo del Deco. Noi in un solo anno non solo abbiamo istituito il marchio Deco e l'abbiamo registrato al Ministero dello Sviluppo Economico, ed è un marchio collettivo che già molti produttori amatriciani hanno avuto in uso dal comune, ma l'abbiamo fatto conoscere, ci sono arrivati complimenti addirittura di professori di marketing territoriale di università, e questo ci ha aiutato molto. E poi tante tante altre cose che ha detto anche Pier Giuseppe, per cui in un solo anno essere arrivati qui a festeggiare quello che sicuramente è il lavoro anche della squadra precedente che è stata accanto a Pirozzi, perché se siamo oggi qui è il lavoro di 6 anni, non certo di 5, no? Quindi è il lavoro di 6 anni di buona amministrazione. Ma la cosa più bella mi è successa proprio ieri, quando in macchina ho aperto un giornale della provincia e ho letto parole bellissime nei confronti di Amatrice, e con questo nostro modo di fare e di essere, no? Sempre qui in provincia, sempre con i campanili, sentire che da parte, diciamo, della stampa di Rieti c'era nei confronti della città di Amatrice, nasceva un orgoglio che era reatino, no? e non di Amatrice. Questo mi ha fatto veramente piacere, questo vuol dire che la rotta sta cambiando, che l'Italia è in una situazione che noi sappiamo, ma ce la possiamo fare così. Queste sono le azioni, no? Vere, sincere, pratiche, operative, sulle quali andare avanti. Per cui sono orgogliosa di essere tra voi, orgogliosa di lavorare per Sergio Pirozzi, al quale dobbiamo tutto questo. Grazie Sergio. Allora, per chi tanto si fosse incuriosito dei prodotti Deco, al termine della cerimonia avremo un vino d'onore con diversi prodotti, appunto, Deco, dati gratuitamente dai produttori, dai nostri produttori, che ringraziamo, visto che, insomma, siamo in argomento, quindi li ringraziamo per questa sensibilità. Ringrazio anche, vedo, tante associazioni che sono intervenute oggi, sono sempre vicine, non solo alcune, alla città dell'Amatrice. Proseguiamo il momento dei borghi, quindi do la parola al dottor Centi, che è stato il nostro, insomma, referente per questo, per tutto l'iter che ha permesso Amatrice di arrivare appunto a questo ambito traguardo. Ricordo che ho letto proprio mentre ero a Geraci la settimana scorsa, dove ci siamo incontrati anche con Umberto Forte, ho letto che, pensate, i comuni che fanno parte dei borghi d'Italia negli ultimi 5 anni
sono passati i visitatori da 10 milioni a 12 milioni, quindi questa rete è, vedete, perché è importante non solo per questo riconoscimento, ma proprio perché si entra in una rete che è un inno alla bellezza. Dottor Centi, grazie insomma della sua presenza e le passo la parola. In realtà quella di questa sera, che è una cerimonia molto bella, molto sentita, di orgoglio anche per il territorio, per la città di Amatrice, in realtà dal mio punto di vista è un pezzettino di competitività italiana, perché la nostra competitività italiana deve sempre più misurarsi con le capacità delle unicità, e l'essere un parte della bellezza del paese certificata in un club di qualità, qual è il club dei borghi più belli d'Italia, significa che in questo modo questa parte di bellezza è parte della competitività dell'Italia, che come bellezza deve potersi affermare sul piano internazionale. Come mi capita spesso di dire, noi non possiamo competere nel realizzare i blue jeans a 2 euro come fanno i cinesi, noi possiamo competere con questo tipo di unicità, con questo tipo di realtà, con questo made in Italy. Il made in Italy non è soltanto il prosciutto amatriciano, che è un parte di made in Italy, non è soltanto la matriciana e tantissime cose che fanno parte della Deco. Il made in Italy è la bellezza italiana, cioè la bellezza italiana è made in Italy. Il fatto che si entra nel club con una certificazione da questo punto di vista significa sostanzialmente che si è in grado di competere sul piano generale. Da questo punto di vista noi stiamo attivando con il ministro Franceschini anche un'ipotesi di collaborazione per far identificare il club, che è oramai un'espressione internazionalmente riconosciuta, nazionalmente non ne parliamo, anche sul piano europeo, come una rete di cultura italiana, perché non soltanto una rete di bellezza, ma una rete di prodotti di qualità, ma anche una rete di cultura del paese, cioè quei fattori attraverso i quali noi possiamo competere. Io sono stato sindaco dell'Aquila negli anni 90 assieme a Fontanelli, vostro sindaco di Amatrice, quindi in qualche modo c'è il piacere di sentire una colleganza storica, come è ovvio e come è intuibile. In questo senso noi accentuiamo molto anche sul territorio dell'altra parte del Gran Sasso, pensate a Santo Stefano di Sessagno, che cosa è diventato, con il fatto di essere entrata nel club dei borghi più belli d'Italia, è una delle vette internazionali di maggiore riconoscimento. Questo succederà ulteriormente per Amatrice, che già ha una fortissima identità di partenza altissima, si accentuerà ulteriormente attraverso il fatto che nella guida che noi pubblichiamo, che è di grandissima diffusione, il portale internet darà delle soddisfazioni grandissime, soprattutto come dire, legittimerà ulteriormente il piacere di rimanere in questo territorio, perché ci saranno sempre più opportunità che questo territorio esprima anche appunto questa competitività italiana. Quindi una festa di Amatrice, una festa voluta dall'amministrazione, dal sindaco di Pirozzi, dal precedente sindaco, una festa voluta dal Consiglio Comunale, ho sentito le belle parole del rappresentante della minoranza, oltre che del rappresentante della maggioranza, questo senso di comunità molto espressamente bene attraverso quelle cose che mi danno soddisfazione, come dire, soddisfazione e gioia. Ebbene, il dottor Forte, che vi consegnerà la bandiera e che darà l'ufficializzazione formale con l'attestato anche firmato dal presidente Fassino dell'ANCI, oltre che dal presidente del club Fiorello Primi, ebbene testimonierà con due parole che cos'è l'incidenza del club sul piano anche dei vantaggi, i vantaggi concreti, i vantaggi materiali oltre che i vantaggi materiali. Io mi sono soffermato sul vantaggio immateriale di essere parte della bellezza competitiva, però vi direi, il dottor Forte, come questa bellezza diventi anche organicità e diventi opportunità di penetrazione anche competitiva sul piano anche delle cose materiali. Sindaco, felicemente partecipi di questa circostanza, il complimento è grandissimo, è veramente un'occasione molto molto gradevole per quella di stare con voi in questa opportunità e in una condizione di grande evoluzione. Infine, noi abbiamo certificato 250 comuni, moltissimi dei quali hanno messo le tabellature riguardanti il fatto di essere diventati membri del club anche con qualche mese di ritardo, creandoci anche qualche piccola irritazione. Qui ancora non eravate entrati nel club, già c'era della tabellatura pronta. Complimenti. Allora, prima di richiedere l'intervento al dottor Forte, un saluto dal dottor Formichetti del Consorzio Ecce Italia. Quindi grazie insomma della sua presenza, le passo la parola. Con molto piacere, anche perché come reatino mi sento orgoglioso di far parte del Consiglio Scientifico di Ecce Italia, che collabora ovviamente per fare in modo che queste iniziative, poi collegate direttamente con il club dei borghi più belli d'Italia, abbiano un particolare significato importante. Io credo che ci sia poco da aggiungere rispetto a quello che è già stato detto, però una cosa vorrei sottolinearla: l'importanza della bellezza. C'è una proposta addirittura in Parlamento
di mettere nella Costituzione italiana il termine bellezza come punto di riferimento per la nostra realtà politica. Sarebbe esattamente, lo sappiamo bene, quindi anche perché ha raccolto pareri favorevoli da tutte le parti, ovviamente, quindi ci auguriamo che possa diventare l'Italia anche il paese della bellezza, lo è già, ma sarebbe una sottolineatura, credo, non solo formale. Di Amatrice cosa c'è da dire? C'è da dire moltissimo, basti pensare alla storia di Amatrice, una storia fantastica, eccezionale, una città di grande rilevanza che ha dato lustro alla storia, all'architettura, alla religione e soprattutto vorrei sottolineare anche un altro aspetto. Nel Lazio, il Lazio è presente con 13 borghi. Ecco, se pensiamo che la provincia di Rieti ne ha 4, dobbiamo sentirci orgogliosi di tutto questo. Quindi la soddisfazione di essere punti di riferimento nel mondo culturale, nel mondo politico e direi anche territorialmente noi ci affermiamo, perché abbiamo delle bellezze eccezionali. Proprio nel momento in cui questa provincia viene messa purtroppo in crisi, io credo che dobbiamo sottolineare questo aspetto e sentire che questa unità esiste, è un'unità territoriale che ha trascorsi eccezionali e della quale dobbiamo essere orgogliosi. Grazie. Allora, dottor Umberto Forte, la parola, insomma, adesso tocca a lei questo intervento in rappresentanza appunto dei borghi più belli d'Italia. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, non ho ancora detto niente, poi forse non mi batterete le mani. Parlare per ultimo è sempre, può essere positivo o negativo. Positivo perché non c'è più niente da dire, perché hanno detto tutto gli altri. Negativo perché non so come intrattenervi. Comunque vi dirò un po' quello che stiamo facendo in questo momento e quello che faremo entro la fine dell'anno. Innanzitutto devo ringraziare Amatrice che ha risposto subito al richiamo del Club dei Borghi più belli d'Italia. Mi sono trovato a Gangi con due persone di Amatrice quando Amatrice era appena entrata, quindi dico, accidenti, quasi siete più veloci della luce. E poi entrando questa mattina in Amatrice ho visto questi cartelli, avete fatto i cartelli, gigantografie del fatto che siete in uno dei borghi più belli d'Italia. Mancavo da Amatrice, devo dire, da tanti anni. Questa mattina sono arrivato per tempo, perché volevo vederla, anche perché non avevo preso parte alla visita di certificazione, e quindi ho girato un po' i vicoli e ho visto che tante cose sono state fatte ed è stato un piacere passare per quei vicoli dove finalmente c'erano poche macchine che riempivano i posteggi, anzi in alcune parti non c'erano proprio le macchine. E poi avevo anche detto, dico, è da tanto che non mangio una matriciana, quindi vediamo dove possiamo andare. E il ristorante Roma mi ha riempito di amatriciana. Pensavo di prendere un solo piatto, ne sono arrivati 4. Quindi adesso sto bene per qualche altro tempo. Quello che volevo dirvi è che le cose che facciamo adesso sono quelle di non solo farci conoscere in Italia, perché ormai il nostro brand penso che sia abbastanza conosciuto, ma dallo scorso anno abbiamo voluto fare un esperimento che abbiamo chiamato, abbiamo deciso di raccontarci al mondo. E come abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato creando un angolo delle eccellenze in Italy via Ostiense, che ha avuto un successo enorme e anche devo dire grazie a Italy che ci ha offerto questa possibilità, ma questo progetto prevedeva anche un'altra parte che realizzeremo tra qualche tempo, il 28, 29 e 30 di ottobre, quando andremo a New York anche
ci sarà il nostro angolo, ci sarà la presentazione della nostra associazione e la chiameremo sempre, abbiamo deciso di raccontarci al mondo e lo diremo in italiano, proprio perché vogliamo che l'italiano sia la, non so se posso dirlo questo, sia il linguaggio per quanto riguarda la bellezza, il linguaggio mondiale. Quindi siamo stati appoggiati per questo dall'ENIT e dall'ICE, quindi vuol dire che tutto sommato questi due colossi credono in noi, anzi l'ENIT ha anche detto più volte che noi siamo l'unica alternativa al turismo che c'è attualmente, sui programmi del turismo che ci sono attualmente. Quindi questo ci riempie veramente di orgoglio. Il prossimo anno il Festival dei Borghi Più Belli d'Italia abbiamo deciso di farlo a Roma. Perché questo? Perché vogliamo a questo punto farci conoscere dal grosso, dal grande pubblico, in realtà già ci conoscono, però fare un festival a Roma vuol dire un po' capire se quello che stiamo facendo è qualche cosa che ci viene riconosciuto da una massa e quindi vediamo che cosa succede. Il fatto di parlare di numeri, già qualcuno ne aveva accennato, non mi piace neanche dire, perché in questo momento mi sentirei di sbrodolarmi, dire ci sono 12 milioni di persone che entrano, ci sono quelle, questo non ve lo dico perché non mi piace, però posso dire una cosa, siamo grandi, siamo diventati grandi e quindi abbiamo bisogno di cittadine come voi, con quella come la vostra, che crede in questa nostra missione. Se il borgo entra a far parte dei borghi più belli d'Italia, non lo deve soltanto a un fatto politico, all'amministrazione, ma lo deve principalmente alla gente che ha creduto nel proprio paese, che ha voluto bene al proprio paese e quindi lo ha conservato. Quindi questo lo dico sempre, proprio perché è una cosa che va riconosciuta a tutta. Considerate che oggi il totale degli abitanti dei nostri borghi sfiora il milione di persone, quindi non siamo tanti, ma sicuramente ci facciamo valere. Prossimamente abbiamo un'assemblea straordinaria e stiamo chiedendo al presidente Mattarella di poterci incontrare, saremo molto ovviamente più di 200 sindaci che verranno qui a Roma e vorremmo appunto andare al Quirinale per far conoscere che cosa siamo capaci di fare e qual è la forza che può avere questo club. Sicuramente con 250 comuni possiamo anche dire qualche cosa in più. Grazie. Allora, io intanto ringrazio il sindaco Sergio Pirozzi che mi ha dato l'onore di aprire questa cerimonia e adesso è doveroso appunto il saluto del primo cittadino di Amatrice. Sì, buonasera. Allora, non so se c'è Biagio, non so se c'è Gianni e Maurizio, un attimino qui. No, venite qua, perché come ha detto Patrizia, questo è il frutto di un lavoro di due squadre, per cui è giusto che voi state qui, no? Poi non so se c'è Gianni, se c'è Maurizio, però no, gradivo che voi stavate qui. Tre considerazioni. Quando è venuto il sindaco, io li chiamo il sindaco, sembravano quando noi giocavamo con le figurine, non so se te le ricordi, ce l'ho e mi manca. Quando faceva le domande, allora il cinema teatro c'è, ce l'ho, le associazioni, merito delle associazioni, ci sono, la scuola com'è? Beh, insomma, una scuola ristrutturata, fate la raccolta differenziata, sì. Che cura avete avuto per i monumenti? Abbiamo rifatta la scalinata di San Francesco a spese nostre e
abbiamo un regolamento, avete un regolamento per gli incentivi, perché sì, andiamo in consiglio, insomma, una serie di cose ce l'ho, qualche cosa manca. Poi dopo i parcheggi, abbiamo fatto dei micro parcheggi a basso impatto ambientale, ci abbiamo in, il prossimo lo faremo tra un paio di mesi, insomma, un'idea che mi ricordava le figurine. Certo, qualche cosa manca per completare questo album e questo sarà compito nostro, con la collaborazione della popolazione, per avere l'album completato della Panini, che è il ricordo, penso, della nostra gioventù. Poi vi dico una cosa, la bandiera fa piacere, però io ho sempre considerato, non a chiacchiere, perché vivo qui anche se i miei erano abruzzesi, ma sono cresciuto qui, ho avuto l'onore di essere eletto sindaco, io qui l'ho considerato sempre il borgo più bello d'Italia per me, perché se no non facevo il sindaco, ma l'ho considerato il borgo più bello d'Italia perché nella mia attività sono tornato sempre ad Amatrice, viaggiando l'Italia, perché quando ero piccolo per me era il più bello del mondo, per cui questa bandiera mi riempie di orgoglio, a me, alla cittadinanza, ma non fa nient'altro che confermarmi che ogni scarrafone è bella a mamma soglia, no? Per cui noi siamo, e io sono orgoglioso di aver creduto in un sogno che oggi si realizza. Questo però deve essere un punto di partenza, perché abbiamo ancora tanto da fare. Certo, abbiamo da fare quando l'interesse personale va a scapito del generale, allora diventa un problema al parcheggio, diventa un problema chiudere una parte della piazza di San Francesco che oggi abbiamo ristrutturato. Insomma, dobbiamo combattere con delle abitudini che con la forza, con la persuasione, col fatto che crediamo che siamo un borgo più bello d'Italia, uno, dovremo continuare su questa strada. Poi vado al terzo aspetto. Sì, noi potremmo essere, siamo uno dei 250 borghi più belli d'Italia. Poi allora la riflessione è un'altra. È chiaro che se ci levano i servizi, questa diventa, diciamo, una riserva per gli indiani. Noi non siamo indiani, con tutto rispetto per i pelle rossa. E allora, forti di questa bandiera, queste sono bandiere che sventolano se poi rimane l'ospedale, se poi non chiudono le scuole, e se poi il nostro socio di maggioranza, che è lo Stato, ci riconosce lo status di area disagiata, perché allora pure lì noi abbiamo avuto un taglio del 40% dei trasferimenti statali in nome della spending review. Allora pure questo è una riflessione che se andremo, perché mi piace fare la guerra quanto è giusta, da Mattarella, come sono stato da Alfano, ricordare che sì, borghi, ma i borghi però devono mantenere i propri servizi, perché un borgo può essere ricco di storia, di tradizione, di cultura, ma se non ci sono i servizi la gente va via. Ed è per questo che vi dico che ci siamo sostituiti anche alla provincia. Martedì ci sarà la nuova sede del liceo scientifico, se no era un'altra scuola che ci veniva portata via. Abbiamo usato lo stratagemma, modulo strategico prefabbricato, col prefetto che giocò con noi, e è notizia di questi giorni che la prefettura adesso è stata accorpata anche a Viterbo. Il prefetto giocò un fatto importante, conoscendo il territorio, e se sindaco, io sto al tuo fianco, perché correvamo il rischio di vederci chiudere una scuola di secondo grado. Allora queste saranno le battaglie. Allora bene la bandiera, bene tutto, orgoglioso di questo, le figurine ce le abbiamo avute quasi tutte, e però oggi penso che sia importante renderci conto che per preservare quest'Italia, e che il club ci crede, che rappresentano la ricchezza della nostra immensa nazione, che è in grado pure di portare due tenniste del sud alla finale degli US Open, per cui immaginate che nazione è, passa per la conservazione dei servizi.
Allora, su questo io mi auguro che ci sia una condivisione a 360 gradi, perché noi abbiamo fatto sempre le cose in buona fede, insomma, non abbiamo tenuto, e oggi penso che la presenza della minoranza era dovuta. Perché? Perché la bandiera non è di Sergio Pirozzi, ma di una comunità, e di chi ha votato la maggioranza e di chi ha votato la minoranza, insomma, no? Era un atto dovuto, giusto, come che so che sia. E allora l'appello alla mia comunità, con il cuore, perché poi i sindaci passano, io ho la soddisfazione di essere stato il sindaco oggi che la riceve, frutto di una grande squadra che c'è stata e che c'è, e ti lascia il ricordo ai propri figli, ai propri cari. Allora le cose che contano sono le bandiere, ma soprattutto difendere con le unghie i servizi, perché i piccoli paesi senza servizi, allora è quello che costringe lo spopolamento. L'ultima chiosa, secondo me non sarebbe sbagliato incentivare il ritorno nei piccoli borghi. Noi abbiamo assistito allo spopolamento tra il 51 e il 71 perché cambiava il modello di sviluppo dell'Italia. Oggi con le metropoli che esplodono, con problemi di vivibilità, di servizi, sarebbe necessario che chi ci governa oggi e chi ci governerà domani sia in grado di capire che sarebbe il caso di incentivare il ritorno dei luoghi, come mantenendo i servizi, creando una politica fiscale diversificata, perché penso che uno studio di settore per un'attività di Amatrice non può essere equivalente a quello della grande città, e creando delle condizioni anche fiscali per agevolare il ritorno della popolazione in questi borghi. Allora, questa dovrà essere la sfida, al di là della grande opportunità del turismo, delle diversificazioni che dovremo fare. E io sono convinto che il club si affianca alla battaglia di tutti questi 250 comuni, ma anche di tanti altri che soffrono di questa miopia centrale, che non è frutto di oggi ma di anni e anni e anni, perché se non difendiamo i piccoli il grosso poi esploderà, e oggi ne abbiamo proprio le dimostrazioni giornalmente, con problemi di delinquenza, da distruzione e di vivibilità. Ecco, la risorsa dell'Italia è quella dei piccoli borghi, per cui stiamo insieme, diamoci una mano e viva Amatrice per davvero, perché è sempre stato un borgo bello. Allora, procediamo quindi alla consegna della bandiera e dell'attestato, nelle mani del dottor Umberto Forte, al sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. Ecco la bandiera. Beda pure la spilletta, grazie. Il mio, io sono sempre senza, perché ho sempre... Quindi decorazione da parte del... La medaglia. La medaglia. Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora, non è finita la cerimonia, quindi abbiamo consegnato l'attestato e bandiera dei borghi, ma l'altro motivo anche per il quale abbiamo scelto questa sede, che è un po' la storia di Amatrice, il complesso monumentale di San Francesco, è appunto l'inaugurazione dell'ultimo restauro, che è quello dedicato ad Ostello della Gioventù, che poi, appena taglieremo il nastro, potete visitare appunto all'interno. Quindi io direi, Sergio, non so se ci spostiamo prima giù oppure... Facciamo allora qui. Allora, intanto io chiamerei qui, insomma, vicino a noi quelli che sono stati i progettisti di questo restauro, che è l'ingegner Gigli, che vedo, il geometra Salvetta del comune di Amatrice, l'ingegner Bucci Luigi si è presente, mi sembra di averlo visto. Vediamo, c'è
c'è Romeo, come... E infine l'impresa che ha realizzato appunto il restauro, l'impresa Cricchi Costruzioni, mi sembra di aver visto Sandro Cricchi da qualche parte, quindi se ci raggiunge, insomma qui, eccolo qui Sandro Cricchi, quindi un ulteriore completamento del complesso monumentale che ha visto varie fasi, siamo partiti le varie amministrazioni da credo metà degli anni 90, e credo che Sergio Pirozzi se lo ricordi bene, che in quel tempo era vice sindaco, con il recupero di tutto questo complesso, quindi avete avuto modo sicuramente di visitare durante i passati anni, le varie estate che trascorrete qui, il chiostro di San Francesco, il polo agroalimentare dove appunto oggi è ubicata la stazione dei Carabinieri, e adesso andiamo appunto a completare questo iter con l'edificio che vedete alle mie spalle, quello che appunto potremo dopo entrare dentro. C'è un'ulteriore fase di lavori in un'altra zona, e speriamo poi di completare tutto quanto, suscitando un po' l'interesse dei vari enti e magari, perché no, anche di qualche privato che ci aiuti a completare questo complesso di enorme importanza, dove era chiusa un po', come ho detto prima, la storia di Amatrice da più di 500 anni. Io direi, sindaco, due parole e poi lasciamo la parola. La descrizione dall'ingegnere. Allora, la descrizione dell'ingegner Gigli. Intanto ci sono due pannelli che illustrano un po' quelle che sono state le varie fasi del complesso. Allora, ingegner Gigli, lascio la parola a lei. Io colgo l'occasione per richiamare un attimo rapidamente la storia degli interventi sul complesso San Francesco. 1995, la pretura ormai è stata chiusa, l'edificio, il complesso, a parte la chiesa, è in fase di crollo. I tetti della scuola non ci sono più, la stessa cosa per il carcere, è una situazione catastrofica. L'amministrazione dell'epoca, Fontanella, vice sindaco, il nostro amico, riesce a trovare i fondi per creare il centro servizi dell'ente parco. Partiamo con un primo appalto un po' difficile, e con Sergio Pirozzi abbiamo fatto una bella battaglia con l'impresa dell'epoca, l'abbiamo cacciato fuori, ci ha fatto quattro cause, le abbiamo vinte tutte, abbiamo anche avuto i danni, ci ha riconosciuto anche i danni, siamo andati avanti rapidamente trovando soltanto belle imprese da allora, Celletti, Cricchi e via dicendo. Ci sono stati vari interventi, un intervento importante è stato il chiostro, fatto insieme agli amici di Antrodogo, c'era a quei tempi Umberto che seguiva il cantiere e che si appassionava insieme a me di quello che tiravamo fuori, del recupero che facevamo, della chiesa che c'avevamo davanti. Devo dire che anche le maestranze in questo contesto, qualunque impresa, si sono sempre entusiasmate di quello che facevano. Siamo andati avanti e un altro appalto è stato il rifacimento di questi tetti con l'impresa Graziosi di Roma. E dopodiché siamo passati a realizzare gli interventi che stiamo completando con l'amministrazione. Due interventi, uno è l'ostello e l'altro è il museo, praticamente sull'altro lato del chiostro c'è un museo. Questo ostello, dove noi poi entreremo insieme, ha una parte diciamo monumentale conservata, è quella che si legge anche da fuori con la pietra a vista, e lo stesso tutta la parte bassa è stata recuperata e conservata. Ora è agibile solo questo settore. Ci sono le camere sopra, c'è una zona archeologica interessante, abbiamo scoperto i collegamenti dei frati con la chiesa, con il chiostro, quindi è un mondo tutto da scoprire. Sta lì e magari la rideremo a livello archeologico con tutte le pietre che abbiamo trovate. Per il resto l'ostello ha un 15-20 posti letto, 20 posti letto, è già pronto, è stato collaudato e quindi è agibile. Quindi adesso magari insieme ci facciamo un giro e vedrete un attimo come interessante, ripeto, è particolarmente affascinante la zona antica che abbiamo recuperato, conservando le volte a mattoni e tutto il resto. Vabbè, quindi grazie. Allora, un piccolo pensiero da parte dell'amministrazione all'ingegner Gigli, perché poi è giusto che il riconoscimento ci sia, a RUP, che è Danilo Salvetta, che ha seguito con scrupolo da parte del Comune i lavori insieme ai progettisti, e all'impresa Cricchi Costruzioni SRL,
manca poi l'ingegner Luigi Bucci, per cui visto che state insieme. Un'altra bella cosa, adesso partirà il bando per la gestione di questi immobili, perché poi il rischio è sempre che lo inauguri, poi sta chiuso una vita e poi per cui non siamo pronti subito. Un'altra soddisfazione, e poi dovremo essere bravi a trovare le ultime tranche dei soldi. Io spero di far super Enalotto, facciamo una lotteria matriciana, no? Che hai visto mai, no? Facciamo la riffa matriciana e con tanti benestanti che stanno a Roma, hai visto mai il presidente Lotito, qualcuno in una botta di vita, no? Donano qualche cosa per la collettività, non sarebbe male, dove ci proveremo. Per cui tagliamo il nastro e... Thank you.